Gentilissimi telespettatori, ben ritrovati. Le telecamere di STV questa sera alla Lamezia Terme, esattamente su Corso Giovanni Nicotera. Vi starete chiedendo perché Corso Giovanni Nicotera, da qui a poco lo scopriremo insieme. Intanto al mio fianco non ci può essere che lui, parlando della terza panoramica di primavera, appunto in Lamezia Terme, il dottor, amico mio carissimo Pietro, che evidentemente anche questa sera vi terrà informati su quello che è il programma di questa prestigiosa manifestazione che da qui a 10 giorni evidentemente potrete seguire attraverso le riprese di STV, ma soprattutto attraverso il programma che adesso il nostro dottore ci darà. Pietro, benvenuto ancora una volta. Buonasera a tutti, buonasera città, buonasera Lamezia, siamo su Corso Nicotera, sull'isola pedonale delle Palme. Perché Renato? Perché siamo a meno 10 giorni dalla manifestazione, storica manifestazione di corsa su strada panoramiche di primavera, una manifestazione quindi nata nel 1979 che nel corso degli anni si è allargata, evoluta e oggi al 2021 l'abbiamo ripresa in una terza edizione molto importante, una terza edizione Gold che vuole essere veramente una ripresa, un'uscita, un riscatto da questi 2 anni circa di sofferenza legati anche alla pandemia. Quindi l'invito a tutti gli amici cittadini e non solo, tutti gli amici che vorranno venire a divertirsi una giornata con noi, la manifestazione parte da Corso Numistrano, quindi lato opposto al Corso Nicotera, solita location, e il percorso è quello storico, quindi sale da Viale dei Normanni, percorre tutto il transito residenziale di Magolà, per poi l'altra frazione di Lamezia, Zangarona, riscende da Zangarona per prendere Viale Indipendenza e ritornare su Corso Numistrano. Il percorso è lungo circa 10,5 km, ha una prima fase, i primi 4 km con una salita di circa il 7%, quindi verrà praticata un'attività motoria abbastanza intensa per chi è agonista, perché la farà in maniera molto spinta. Per invece coloro che non sono agonisti, per non tesserati, non competitivi, io chiedo di non sforzare troppo, soltanto di passare una giornata di socializzazione, di divertirci tutti assieme, di assicurarsi di essere in un buono stato di salute in modo tale che quel poco che si faccia, quindi non arrivare in una fase di respirazione affaticata, perché la respirazione affaticata è uno stato già di sofferenza, quindi una respirazione normale, aerobica, in modo tale che ci possa divertire tutti quanti. È importante quest'anno, questa edizione, perché c'è una stretta collaborazione con l'Avis provinciale di Catanzaro, e qui vicino a me c'è una rappresentante molto importante per la nostra città che mi emoziona soltanto a pronunciare il nome, la dottoressa Tino Abramo, che è la presidente della sezione Avis di Lamezia. Ecco, vorrei presentarla, eccola qui la signora. Sì, dottoressa. Io mi avvicino e intanto le do il benvenuto, ed è un immenso piacere per me sentire questa magica dottoressa che evidentemente con il suo ruolo questa sera ci dirà di tutto e di più dell'Avis. Intanto perché? Che cosa spinge evidentemente l'Avis a collaborare con quest'altra prestigiosa associazione che è la Nicola Sagrini? Buonasera e benvenuta. Buonasera a tutti, il piacere è mio perché una delle mie prime uscite, diciamo, come presidente dell'Avis comunale di Lamezia, è un onore rappresentare questa associazione e questo partenariato con Avis provinciale ci permette di essere, diciamo, protagonisti, perché siamo i padroni di casa di questa manifestazione, visto che si tiene a Lamezia, questa manifestazione storica, e credo sia un'ottima vetrina. Noi continueremo a fare la promozione del dono, come abbiamo sempre fatto, come abbiamo fatto in questo periodo che effettivamente è stato un periodo molto brutto, che però pensavamo avesse dei risvolti negativi peggiori. Invece devo dire che i nostri donatori sono stati fedeli e sono riusciti già in questo periodo dell'anno a dare lo stesso contributo che avevano dato in tutto l'anno precedente. Quindi vuol dire che in questo momento storico i nostri donatori hanno capito che bisognava quanto fosse importante il dono,
tutti quanti sappiamo purtroppo quando ci sono degli episodi come sia determinante avere a disposizione del sangue, del plasma, quindi questo fatto per noi rappresenta una vetrina particolare perché è una manifestazione che raccoglie la parte sana della cittadinanza, gente che ha scelto di fare sport per stare bene e a fianco a gente che ha scelto di fare un dono per far star bene anche gli altri, quindi credo che sia veramente un connubio e un'intesa e una particolare un particolare pensiero lo voglio rivolgere ai giovani, visto che parteciperanno a partire dai 3 anni, ecco, secondo me la cosa più bella è questa, cioè far sì che i giovani da subito ritengano il dono, la donazione del sangue come un gesto naturale. Attraverso questo, secondo me, cresceremo dei cittadini migliori e forse svilupperemo sempre di più la parte sana della società, quindi ritengo sia una bellissima iniziativa e una bellissima cosa partecipare. Non mi resta che fare i complimenti alla dottoressa e confermare quello che ha appena detto con queste sue magiche parole che ha trasmesso evidentemente a chi segue questa intervista e complimentarmi anche con il nostro presidente, il nostro caro Pietro, che quest'anno evidentemente ha organizzato una manifestazione, una panoramica primavera di Lamezia Terme che resterà e passerà alla storia perché ha messo dentro tante componenti, tante situazioni importanti che noi già in un primo incontro vi abbiamo riferito, ma che lui man mano andando avanti con altri incontri che faremo vi allargherà per quanto riguarda appunto quelle che sono le iniziative. E così mi confermi ancora una volta, Pietro? Assolutamente sì, in questa edizione è molto importante il pacco gara, perché abbiamo voluto predisporre, preparare un qualche cosa che rimanga nelle memorie delle persone, un qualche cosa di utile. Abbiamo inserito un pacco gara da zainetto sportivo da palestra e anche un asciugamano in microfibra che è questa che può essere utilizzata anche da sciarpettina, è molto bella, leggerissima, che facciano questi premi di partecipazione da stimolo, da ricordo, da storia per le generazioni nuove che parteciperanno, perché ci saranno certamente tantissimi bambini in questa manifestazione, perché la gara è soprattutto per i bambini, alle ore 9 parte la gara dei bambini per le varie fasce di età. Sono 3, 4, 5 anni che fanno la prima tappa di 50 metri, poi 6, 7 anni fanno 300 metri, 500 metri 8, 9 anni, 1000 metri poi le categorie un pochettino più grandicelli, 10, 11 anni, 12 anni, fino a 14 anni la scuola media, a termine della scuola media faranno un percorso ad anello qui tra Corso Numistrano e Corso Nicotera. Bene, io so che abbiamo accanto a noi anche un prestigioso giornalista, scrittore, poeta, addetto stampa a questa splendida panoramica di primavera che sta collaborando, però mi viene facile dire che con la fantasia di Pietro, il nostro Salvatore Delia, vieni Salvatore, vieni qua vicino a noi, perdonateci se impalliamo un po', Pietro non ti lascia spazio per niente perché fa tutto lui. No, non è vero, perché dietro ci sei tu che stai facendo un lavoro egregio e immenso. Dai, benvenuto anche a te Salvatore. Grazie Renato e grazie a tutti i telespettatori che ci seguono. Riassumo tutto quello che abbiamo detto questa sera con una parola, che è una parola chiave, che è benessere. Persino l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando parla di benessere, attribuisce a questa parola non un significato semplicemente in senso medico, ma benessere, stare bene con se stessi, stare bene con gli altri, stare bene con la comunità. La panoramica, per come l'ha concepita Pietro e tutto lo staff che c'è dietro, riassume davvero tutti questi aspetti, perché la panoramica di primavera mette in rete le energie migliori della comunità lametina. Ci sono tante associazioni, qui c'è la Pina Abramo, tra l'altro è la mia presidente come la presidente di tutti i donatori di Lamezia, quindi le energie migliori dell'associazionismo, le imprese, gli sporti, le associazioni sportive. È una vetrina per il territorio, perché pensiamo solo al percorso che va a fare la panoramica. Si parte dal centro, quindi dal corso, si va sulle colline da dove si vede la piana in tutto il suo splendore, in tutta la sua estensione, e si ritorna passando dal Ponte di Sant'Antonio, quindi luoghi caratteristici della nostra Lamezia. Tutto questo lo fa la panoramica. Lo sport diventa fattore di aggregazione di persone, di realtà positive. Lo sport, l'atletica leggera, come traino per far ripartire in maniera definitiva questa volta Lamezia e farla correre tanto.
Perfetto, ringrazio Salvatore che in una breve sintesi vi ha dato ancora più contezza di quello che da qui a non molto potrete seguire attraverso, ripeto ancora una volta, le immagini di STV che registrerà il tutto, ma soprattutto attraverso qualche altra informazione a chiudere che vi darà il nostro Presidente Pietro, col quale voglio chiudere questa piccola intervista. Allora Pietro, cos'altro c'è da aggiungere? Ma io volevo soltanto aggiungere in chiusura, iscrivetevi, non preoccupatevi se il fisico non è tonico, se il fisico non è atletico, non è importanza. Dobbiamo stare tutti assieme per passare una giornata di associazione, una giornata per scherzare, ovviamente con tutte le misure di sicurezza anti-Covid, quindi prego chiunque di accertarsi ci sia il Green Pass di colore verde, in modo tale che siamo tutti quanti sereni. Dobbiamo vivere una giornata come gli anni 80, come gli anni 90, tutti assieme su Corso Numistrano, percorrere le nostre colline, riscendere nella nostra città, festeggiare la premiazione e poi andare rientrare tutti quanti serenamente con le proprie famiglie a casa. Quindi portate i bambini faranno le gare iniziali, alle 10:15 partirà poi la gara panoramica. Un caro saluto a tutta la città, vi aspetto tra 10 giorni su Corso Numistrano per l'avvio, la partenza, tutti assieme della panoramica di primavera, terza edizione 2021. Perfetto, ringrazio Pietro, decisamente ringrazio la dottoressa Pino Abrano che abbiamo avuto il piacere di sentire questa sera. A chiudere ringrazio anche il nostro carissimo Salvatore D'Elia, faccio un in bocca al lupo per tutto quello che evidentemente ancora si farà da qui in avanti. Ai nostri telespettatori da Corso Giovanni Nicotera, la Lamezia Terme è tutto, alla prossima, grazie.